e al professor Angeli per l'invito di essere qua stasera. Io vi parlerò di difesa delle colture, che è poi il mio mestiere in quanto fitopatologo, cercando non tanto di portarvi i risultati, anche se in qualche caso farò un cenno ai risultati delle ricerche che noi conduciamo nel nostro gruppo Rinova, ma soprattutto cercando di rispondere, parlando di un pubblico di medici e di colleghi dell'Accademia delle Scienze, più che i colleghi dell'Accademia dell'Agricoltura, di rispondere ad alcune perplessità, ad alcuni interrogativi, dal momento che molto spesso la difesa delle colture è vista come un'operazione che tende a danneggiare l'ambiente e in qualche caso anche a produrre dei danni ai consumatori. Io non pretendo di dimostrare il contrario, però cercherò di toccare alcuni temi. Innanzitutto collocandoci in quella che oggi è l'agricoltura, un'agricoltura che cambia moltissimo, quindi vedremo un attimo come sta cambiando l'agricoltura e quali sono i problemi emergenti dell'agricoltura e poi l'impatto che ha la difesa che viene condotta con la necessità di combattere patogeni emergenti, problemi nuovi che cambiano continuamente, soprattutto nel caso di colture intensive, quindi un'agricoltura che deve anche fare meno di input chimici, deve quindi usare delle tecniche alternative, quali sono gli impatti sull'ambiente, qualcosa sulla salute e la sicurezza dei consumatori, con un cenno anche a come si sta evolvendo la difesa delle colture nei paesi in via di sviluppo. L'ha già accennato la professoressa Bonfante, la popolazione mondiale è una popolazione in crescita, nel 2030 supereremo gli 8 miliardi di abitanti che vanno sfamati. E mentre nel 1960 con un ettaro coltivato si alimentavano due persone, nel 2005 un ettaro si devono alimentare almeno quattro persone, quando arriveremo nel 2030 con un ettaro si dovranno sostenere e alimentare cinque persone. Quindi questo significa che nonostante quello che a volte si dice, si parla tanto di Made in Italy, si parla di produzione di nicchia, ma in realtà c'è ancora un grosso problema di aumentare la produttività per sfamare una popolazione che è in crescita. Un altro aspetto importante che ha delle profonde ricadute anche sulla difesa delle colture è il fatto che oggi c'è in un certo senso, molto spesso, soprattutto in alcune aree geografiche, una forte competizione tra la produzione di cibo, la produzione di mangimi e la produzione di carburante. E in alcuni paesi lo sappiamo benissimo come, soprattutto dove le terre coltivate non sono tante e non si ha una grande possibilità di aumentare le superfici coltivate e coltivabili, c'è una competizione tra la produzione di carburante e la produzione di cibo, competizione che in molti casi si è anche rivelata abbastanza negativa. Dobbiamo anche tener conto del fatto che in alcune aree geografiche, soprattutto nei paesi emergenti, penso alla Cina ma non solo, c'è stato un profondo cambiamento delle diete, la popolazione che diventa più ricca modifica le proprie diete, non sempre in senso positivo, comincia a consumare più carne e questo porta a un profondo cambiamento dell'agricoltura e di tutte le tecniche collegate. Quindi certamente di tutti questi aspetti dobbiamo tener conto nel momento in cui si prende in considerazione l'agricoltura in generale e la necessità di difendere le produzioni. Un altro aspetto che va considerato è che nonostante l'evoluzione delle tecniche di produzione noi possiamo, e basterebbe un'annata con attacchi parassitari molto forti, ovviamente a carico di colture importanti come i cereali, avere un calo delle riserve di cibo e un aumento dei prezzi. Del resto quello che è successo recentemente in Nord Africa, tutti i problemi della primavera araba si sono originati proprio da carenza, dall'aumento del prezzo di sostanze primarie per l'alimentazione. Quindi un contesto generale che cambia continuamente, in continua evoluzione, resta, almeno a parere dei fitopatologi, indispensabile difendere le colture. Perché? Perché in assenza di difesa le produzioni diminuirebbero in maniera considerevole, sarebbero decisamente inferiori rispetto ai valori attuali, perché nonostante noi comunque interveniamo con interventi di difesa, abbiamo comunque ancora delle perdite significative e in
Infatti l'industria agrochimica e non solo continua a investire, a ricercare mezzi di difesa, non necessariamente chimici, oggi l'industria chimica sta investendo fortissimamente anche nel settore del biologico, e questo lo fa nonostante i costi della ricerca e lo sviluppo di nuovi agrofarmaci che possono essere, ripeto, chimici o biologici, hanno dei costi notevolissimi e in proporzione anche superiore a quelli che sono i costi della ricerca di nuovi farmaci per l'uomo, per gli animali, e nonostante una normativa, l'abbiamo sentito venerdì scorso all'Accademia di Agricoltura, una normativa sempre più stringente che regola fortemente e porta a una notevole diminuzione dei mezzi di difesa disponibili. Questi sono dati che ormai quasi vecchi, che però restano i dati più recenti, che esemplificano molto bene quello che è il contributo della difesa dell'agricoltura alla produttività. Sono dati ricavati da studiosi tedeschi, prendendo in considerazione quelle che sono considerate le colture principali a livello mondiale. La barra in basso vi dà la produttività, quella che sarebbe la produttività in assenza di difesa, quindi vedete il 23% per il riso, il 50% per il grano e così via. La barra superiore mi dà l'incremento di produttività quando io introduco utilizzo dei mezzi di difesa. Qua voglio precisare che ho fatto un'invasione di campo anche nel settore entomologico delle malerbe, cioè in questo caso si parla del contributo della difesa dei parassiti, vegetali, animali e infestanti, ma vedete quante sarebbero le perdite di produzione in assenza di mezzi di difesa. Resta poi ancora un limite superiore che molto spesso non è raggiungibile o che potrebbe essere raggiungibile ma solo con interventi eccessivamente costosi, quindi limitiamoci alle prime due barre che vi danno comunque l'idea di quanto la difesa può contribuire ad aumentare la produzione e a ridurre le perdite. In quale contesto ci troviamo a operare? Noi operiamo in un mondo globalizzato in tutti i sensi, quindi anche l'agricoltura è globalizzata. C'è un passaggio continuo di merci, di semi, di materiale vegetale da un paese all'altro, da un continente all'altro, e questo ha un impatto notevolissimo anche sul passaggio di parassiti da un paese all'altro. C'è una concentrazione nella produzione di semi, di materiale vegetale in pochissimi stabilimenti specializzati che spesso tra l'altro sono anche localizzati in aree geografiche al sud del mondo, perché in queste aree da un lato ci sono condizioni climatiche favorevoli, dall'altro ci sono costi di manodopera inferiori. Molto spesso quindi noi da questi paesi importiamo materiali, importiamo anche nuovi parassiti. C'è una diversificazione delle produzioni continua, c'è una continua evoluzione. Ci sono tecniche culturali nuove, pensiamo al fuorisuolo, pensiamo a tutte le innovazioni che si ha in certi comparti produttivi, come possono essere tutte le produzioni per la quarta gamma, delle insalatine, quelle che troviamo nei pacchetti. Poi c'è un effetto dei cambiamenti climatici sui parassiti, sui nuovi parassiti che arrivano, parassiti che invece scompaiono, e quindi anche sulle tecniche di difesa. Quindi ci sono tanti fattori che intervengono. Sono vicino al discorso biosicurezza. Biosicurezza può essere intesa in modi diversi, ma generalmente questo è un po' un ambito in cui il nostro gruppo di ricerca si è specializzato negli ultimi anni. Biosicurezza intende la protezione di uno stato, di un'area geografica dall'arrivo, dall'invasione di nuovi parassiti, nel nostro caso patogeni vegetali, che possono arrivare con il materiale vegetale, possono arrivare in maniera normale, normalmente avvenga questo alieno con semi, con materiale vegetale che viene importato, ma in qualche caso potrebbero anche essere introdotti in maniera deliberata. La storia è fatta di passaggi di parassiti da un paese all'altro, pensiamo alla peronoscola della patata, pensiamo alla ruggine del caffè, non parto certo da Adamo ed Eva, se no non la finiremo più. Quello che voglio sottolineare è il fatto che oggi il passaggio di parassiti da un continente all'altro, da un paese all'altro, avviene con molta più velocità, proprio perché il mondo globalizzato, il trasporto di materiale, i viaggi, il turismo, tutto quanto favoriscono questi trasferimenti di parassiti. E noi oggi parliamo di specie invasive, abbiamo tanti esempi. Oggi certamente l'arrivo di un nuovo patogeno difficilmente porta alla carestia, a meno che questo si verifichi in un paese in via di sviluppo, dove potrebbero ancora verificarsi proprio problemi anche di
tagli di produzione da determinare problemi per le popolazioni, ma principalmente noi abbiamo dei danni economici notevoli che sono stati quantificati in alcuni casi in miliardi di dollari, per esempio questo è il caso della ruggine della soia che partendo dallo Zimbabwe nel 1998 è arrivata nel 2004-2005 negli Stati Uniti, arrivando a perdite di produzione dell'80%, poi andando a raggiungere altri paesi. I semi sono formidabili vettori di tanti parassiti diversi, poi vi faccio alcuni esempi molto più italiani e europei. La trafofusariosi della lattuga, partita da Taiwan, Giappone, California, Italia, arrivata in Europa nel 2002, poi tornata negli Stati Uniti e ovviamente l'insalata ha un'importanza economica abbastanza elevata. Questo è un esempio di un patogeno che con i semi prodotti in pochi stabilimenti centralizzati si è diffuso in tante altre aree geografiche. Un altro caso interessante, certamente la coltura non ha una grande importanza economica, ma è la peronospora del basilico, endemica in Uganda, segnalata nel 1930, arrivata in coltivazione così proprio in orto familiare nel 2001 in Svizzera e poi arrivata in Italia nel 2003 e io so che con sicurezza il professor Conti, che era con noi in un ristorante a Sanremo proprio nel 2004, quando chiedemmo la pasta col pesto, il ristoratore Tricolo Maurizio ci disse il pesto qua non si fa più perché è arrivato l'AIDS del basilico. Questo parassita è arrivato coi semi prodotti, ovviamente l'industria sementiera questo non ammette mai, prodotti in Africa invece che certificati come prodotti da altre parti, ma prodotti in Africa, il patogeno era endemico ed è arrivato da noi e sta causando ancora grossi danni alle produzioni di basilico. Certamente non riducendoci alla fame, ma con un danno economico per i coltivatori. Il problema della biosicurezza poi è molto interessante quando noi andiamo a ragionare di commercio tra un continente e l'altro, tra l'Europa e l'Asia, una delle prossime call in uscita la prossima settimana con Horizon 2020 riguarderà proprio l'argomento biosicurezza tra Europa e Cina, paesi che hanno un import-export importantissimo, il commercio con la Cina è aumentato fortemente negli ultimi anni. E noi a questo argomento abbiamo già dedicato un precedente progetto europeo proprio andando a studiare quelli che sono i parassiti che viaggiano da un paese all'altro, determinando quindi problematiche nuove per la difesa. Un altro tema emergente nel nostro ambito è quello della contaminazione dei prodotti ortofrutticoli da patogeni umani, Escherichia coli, salmonelle. Perché è diventato un argomento di interesse per i fitopatologi? Non perché i fitopatologi non avessero già sufficienti argomenti da affrontare, ma perché negli ultimi anni, soprattutto alcuni ceppi di Escherichia coli e di salmonella, che sono i cosiddetti ceppi che producono le scigatossine, si sono rivelati che arrivano ai prodotti ortofrutticoli come trasportati dall'acqua di irrigazione attraverso letame, attraverso vettori diversi, si sono rivelati capaci di colonizzare alcuni ospiti, insalate, pomodoro, lo stiamo vedendo su rucolo, lo stiamo vedendo su basilico, quindi li ritroviamo all'interno di ospiti, di piante coltivate. E chiaramente questa capacità di colonizzare l'ospite, ovviamente senza produrre, lo colonizzano senza produrre dei danni particolari, ma conferiscono alle Escherichia e alla salmonella la capacità di sopravvivere molto più a lungo, quindi non è più sufficiente lavare i prodotti ortofrutticoli, ma ci ritroviamo con alcuni ceppi di Escherichia, che sono proprio quelli che producono queste scigatossine, all'interno dell'ospite. Quindi questo è diventato, per noi che ci occupiamo molto di insalate e di prodotti per la quarta gamma, un argomento di ricerca interessante, perché ovviamente ci interessa capire quanto l'escherichia, quanto la salmonella sia in grado di sopravvivere all'interno dell'ospite, quanto riescano a sopravvivere nei terreni di coltivazione e in qualche caso, come il caso delle insalate per la quarta gamma, che sono un po' un settore, un campo di ricerca di grande interesse economico anche e dal punto di vista
anche delle, combinare la difesa dei nostri patogeni tradizionali, fusari piuttosto che agenti di malpiano e di peronospora, anche del, di pensare, di vedere come prevenire la presenza e comunque di ridurre la contaminazione da escherichia, da salmonella, e qualche risultato interessante lo si ha proprio utilizzando dei microorganismi nei mezzi di lotta biologica. Quindi questo è un po' un argomento nuovo di ricerca nel nostro campo. Sappiamo tutti cosa è successo nel 2011 quando c'è stata la contaminazione di germogli in Germania con 35 morti, quindi questo è certamente un settore interessante in cui c'è una confluenza di problemi che riguardano la medicina e problemi che invece sono tipicamente agricoli. Un cenno non posso non farlo alla lotta chimica. Noi sappiamo quanto, almeno noi che ci occupiamo di difesa delle colture, quanto l'uso di mezzi chimici sia ancora importante per proteggere le colture, se vogliamo avere un prodotto valido dal punto di vista qualitativo e quantitativo. La ricerca ha portato allo sviluppo di un numero significativo di agrofarmaci che appartengono a gruppi chimici diversi con meccanismi d'azione molto diversi tra di loro. Io vi voglio solo ricordare come si arriva a sviluppare commercialmente un agrofarmaco. Si parte da più di 100.000 molecole che vengono valutate, non torno sull'argomento affrontato la settimana scorsa all'Accademia dell'Agricoltura da un rappresentante di Agrofarma, e per arrivare alla fine, in un arco di tempo che dura dagli 8 ai 12 anni, ovviamente una decina d'anni, a una o due molecole che possono essere commercializzate, perché via via tutti i saggi, che sono saggi di tipo biologico, di tipo agronomico, di tipo tossicologico, via via la stragrande maggioranza delle molecole viene perso per strada. Quello che voglio sottolineare è come, anche se molto rapidamente, come è cambiato tutto il processo che porta allo sviluppo di un nuovo agrofarmaco. Oggi ovviamente ha sempre importanza la parte chimica, la parte biologica, la parte agronomica, tutti i test che vengono effettuati, però nella sintesi, nello sviluppo di un nuovo agrofarmaco entrano moltissimo metodologie e tecnologie nuove. Oggi entrano in gioco lavorando parecchio. Dobbiamo usare dei mezzi chimici, si
significa anche avere tutta una serie di effetti collaterali potenzialmente negativi. Io qua mi soffermo su aspetti che possono incidere più sulla salute del consumatore. Il discorso è simile. Io vi porto dati che sono dati EFSA, direi che l'EFSA può oggi, ogni paese ovviamente raccoglie i dati relativi alla presenza di residui negli alimenti. In ogni paese i dati sono raccolti da agenzie e organi diversi, il Ministero dell'Agricoltura che deve valutare cosa succede nelle aziende, nei campi, il Ministero della Salute che tutela la salute dei consumatori, varie organizzazioni, Legambiente piuttosto che l'Unione Consumatori che vogliono tutelare i consumatori. L'EFSA poi fa una raccolta generale di tutti i dati. Ora, se noi andiamo a vedere la percentuale di campioni che contiene residui superiori a quelli ammessi, vedete che la percentuale è molto bassa, quella fettina arancione, il 2,2% dei campioni hanno residui superiori a quelli ammessi. Io voglio però sottolineare quel 36% di campioni in cui non si ritrovano praticamente residui, no, sono dati 62% in cui non si trova residui, quel 35% in cui i residui sono presenti ma inferiore a quello ammesso. Quindi nella stragrande maggioranza dei campioni esaminati noi non abbiamo residui determinabili con le tecniche attuali. È altrettanto vero, non è che dobbiamo nasconderci dietro questi dati, che sono dati direi positivi, che noi cominciamo sempre più a vedere campioni che hanno residui molto bassi, con valori che sono inferiori a quelli ammessi, quindi sono perfettamente legali, ma abbiamo più residui nello stesso campione. E oggi noi non abbiamo ancora strumenti per misurare quelle che possono essere le interazioni fra livelli di residui molto bassi. L'EFSA sta finanziando grandi studi che ovviamente devono utilizzare dei modelli per valutare le interazioni tra livelli molto bassi di residui, ma non possediamo ancora oggi metodiche per valutare questo aspetto. Un altro aspetto che voglio sottolineare è che il nostro paese, che ha tanti problemi ovviamente, ma almeno dal punto di vista dei residui, è un paese in cui, uno dei paesi europei in cui abbiamo la minore quantità di residui nei prodotti questo direi va veramente sottolineato. Siamo un paese in cui ci sono molti controlli, quello che noi consumiamo è molto controllato, abbiamo una regolamentazione molto stringente, sempre più stringente rispetto a quella europea, e questo certamente tutela il consumatore. Un altro aspetto che va evidenziato sono sempre dati EFSA, che quando noi abbiamo dei problemi di residui, molto spesso li ritroviamo, vedete, quel 7,6% di irregolarità rispetto ai prodotti europei su prodotti importati, ma voglio anche sottolineare che andando a valutare da dove arrivano questi prodotti con residui molto, molto elevati e non regolari, noi incolpiamo sempre la Cina di tutto e di più, invece la Cina è presente tra i paesi non sempre in regola, ma viene dopo la Thailandia, la Turchia, l'Egitto, eccetera. Un altro aspetto importante è che molto spesso noi residui non regolari li troviamo nelle cosiddette produzioni minori, nelle colture minori. E perché troviamo questi residui non regolari? Perché su colture minori oggi non ci sono agrofarmaci registrati. Noi stiamo vivendo, in Italia è un paese, fortunatamente per noi, di colture minori, abbiamo sovrappo tavoli cereali, ma abbiamo pesche, abbiamo susine, abbiamo insalate, abbiamo basilico, rosmarino, eccetera. Tutte queste colture cosiddette minori, perché ricoprono superfici minori, perché intervengono alle nostre diete in quantità minore, non hanno prodotti registrati non perché non ci siano prodotti efficaci, non perché i prodotti efficaci avrebbero dei problemi se fossero utilizzati, ma perché non conviene all'industria agrochimica, perché i costi sarebbero troppo elevati, registrare questi prodotti in queste colture. Quindi l'agricoltore che si trova a coltivare il pesco e l'albicocco e ha il problema di moniglia su pesco e albicocco, ha il prodotto registrato su pesco e utilizza il prodotto registrato, non ha nessun prodotto registrato su albicocco e fa una sua estensione di etichette irregolari. Quindi noi troviamo tra le irregolarità dosaggi bassi, non pericolosi per la salute, ma irregolari perché non sono registrati. Questo è qualche cosa che ovviamente è un problema non facile da affrontare. Solo un cenno al fatto che difendere le colture vuole anche dire prevenire la contaminazione da microtossine. Quando noi
pensiamo alle micotossine, spesso pensiamo a un problema da paesi in via di sviluppo. Negli ultimi anni hanno dimostrato anche al grande pubblico che non è così. Noi possiamo ritrovare il mais contaminato da micotossine nei nostri climi, possiamo trovare il latte contaminato da micotossine, quindi difendere le colture vuole anche dire prevenire attacchi da parte di funghi che non solo darebbero danno in campo, non solo porterebbero a riduzioni di produzione, ma danno anche un danno indiretto andando a contaminare le produzioni con micotossine che sono ampiamente pericolose per la salute. Solo un cenno alla difesa nei paesi di sviluppo, nei paesi di economia emergente. In questo caso i programmi di cooperazione, di trasferimento tecnologico tendono ad aiutare questi paesi a abbandonare l'uso di quelli che noi chiamiamo fungicidi, agrofarmaci obsoleti, che sono prodotti da noi abbandonati da anni ma ancora utilizzati in questi paesi, aiutandoli a sostituirli con prodotti più innovativi, chimici, biologici, alternativi, e aiutare questi paesi nel campo della cosiddetta food safety e food security, quindi sicurezza alimentare intesa come assenza di contaminanti, quindi prevenzione di micotossine, riduzione della presenza di residui, ma anche security nel senso di disponibilità di cibo per tutti a dei prezzi che siano ragionevoli. E io vi faccio un esempio un po' di quello che abbiamo fatto negli ultimi 14-15 anni lavorando in Cina in un ampio programma di cooperazione che è cominciato come cooperazione allo sviluppo e trasferimento tecnologico e definito oggi, lavorando insieme con l'università e gruppi di imprese cinesi, progetti finanziati dalla Commissione europea e dalle relazioni internazionali nel campo proprio della difesa sostenibile, partendo dalla riduzione dell'uso di un fungante pericoloso per l'ambiente, bromuro di metile, e ormai noi lavoriamo di sicurezza alimentare, di prevenzione della contaminazione da micotossine e su argomenti di biosicurezza, quindi con un programma molto, molto ampio. Quindi, per concludere, cosa possiamo dire? Che difendere le colture oggi, paradossalmente, pur disponendo di mezzi innovativi, di tecnologie più sofisticate, forse è più difficile che in passato, perché certamente noi dobbiamo confrontarci con problematiche di tipo ambientale non indifferenti, ma difendere le colture anche con l'uso di mezzi chimici quando necessario resta indispensabile per garantire delle produzioni che siano valide sotto il profilo qualitativo e sotto il profilo quantitativo. Le strategie che oggi vengono utilizzate tendono a ridurre, far sempre meno ricorso all'uso di mezzi chimici, ma non ho certo paura ad affermare che oggi come oggi per le colture principali, i sistemi colturali intensivi, quali sono i sistemi di paesi avanzati, i prodotti chimici restano ancora molto importanti, anche se c'è la tendenza a utilizzarli sempre di meno integrandoli con gli strumenti biologici. Vi ho accennato il fatto che l'industria agrochimica oggi sta investendo, cooperando aziende spin-off che producono elementi biologici e che comunque le norme che esistono, i criteri di impiego degli agrofarmaci consentono di utilizzare questi mezzi di lotta in modo tale da garantire da un lato la qualità e la qualità delle produzioni, ma dall'altro anche la salute del consumatore. Ovviamente è indispensabile la ricerca nel campo della difesa, ma anche assolutamente indispensabile l'attività di formazione, una formazione permanente dei tecnici, e di nuovo l'Italia è uno dei paesi con un'assistenza tecnica per un sistema di controllo delle produzioni e di qualità anche degli stessi controlli che garantiscono, credo, completamente il consumatore. Certamente però i tecnici devono essere preparati ad affrontare delle problematiche sempre nuove, perché forse questa è la parte più bella e entusiasmante del nostro mestiere di fitopatologi. I problemi di oggi sono diversi da quelli di ieri e domani ci saranno nuovi problemi, quindi bisogna essere pronti ad affrontare problemi sempre nuovi e sempre più challenging per quanto riguarda il nostro lavoro. Grazie.